video inizi volevo dirvi due cose in velocità. Il primo, benvenuti nel mio nuovo spazio personale. E questo è il mio nuovo piccolo studio, dove vedrete la maggior parte dei prossimi video, quindi ecco qui. Secondo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Come vedete, l'88% di voi non sono iscritti al canale ma guardano i miei video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella qui sotto. Se arriviamo a 3000 mi piace, vi carico solo lo spezzone dove succede quello che vedrete senza censura. Buona visione a tutti, ma prima ricordatevi di iscrivervi, seguirmi su Instagram simonebarcarolo_basso e di mettere mi piace al video. Dobbiamo farlo esplodere, dobbiamo arrivare a 3000. Oltre a quello, se arriviamo a 3000 apro il blocco e vediamo cosa c'è dentro. Ho tanta paura. Buona visione e ditemi cosa ne pensate sotto nei commenti, ma ci vediamo alla fine del video. Guardate fino in fondo che dobbiamo fare due chiacchiere, mi raccomando. It was at this moment that he knew he fucked up. Ok raga, siamo arrivati al raduno praticamente. C'è un po' di gente, mi cascano le braghe e questo è un radunello easy. Let's go, andiamo in là. Non frena un c***o. Sta tirando fuori tutto quello che ha. Si avvicina di brutto. Attenzione, è vicinissimo. È vicinissimo. Sono sul carrozzone qui. C'è un botto di gente da Padova, siete qua. At this moment that he knew he fucked up. Oh oh, do you look bro? And I do you look bro? Oh you look bro? Oh you look bro? Oh bro, boy. Piacere! Sono l'amministratore io! Complimenti, ancora più bello dal vivo! Grazie, grazie! Certo, è ancora più bello, peccato che non vada più avanti, però è bello, è vero. Sarebbe meglio con un blocco funzionante. Dai raga, andiamo all'altro che devo dirvi due cose. Allora, volevo chiarire un paio di punti prima di chiudere il video, per cercare di spiegarvi il meglio possibile cosa è successo. Prima di andare al raduno, il ciao l'avevo già acceso ed ero andato qui a farmi un giretto, giusto per scaldarlo, per allenarmi a fare due impennate e per vedere se comunque tutto funzionava bene, perché non si sa mai con un motore elaborato cosa può succedere. Quindi sono andato a farmi questo mio giretto, in tranquillità, successo niente, come sempre tutto normale. Sono andato al raduno, quindi il ciao era già praticamente abbastanza caldo. Ho iniziato un attimo ad andarci via, poi ho iniziato ad impennare, cose che faccio sempre, che ho sempre fatto. Ad un certo punto avete sentito che qualcosa non è più andato bene. Questo perché la grippata, o non so cosa sia successo, è successa in due fasi. Prima fase il motore si sentiva che
non era più a posto, cioè aveva qualcosa di grave in corso. Quando ho provato a riaccelerare ho sentito e basta, spento. Ho paura ad aprire il blocco, intanto questa luce mi punta dritto in faccia, oggi sono stanchissimo. Ho mezzo occhio di qua rosso e dietro c'è Rust con tutta quella roba, è bellissimo. Vi giuro che sono estremamente preoccupato per il blocco 75. Ricordo a tutti che ho preso quel blocco usato, già lavorato, il pistone aveva già le sue ore, il cilindro anche, il rodaggio non so se era stato fatto, ma ho visto che molti mi scrivono ma il rodaggio, io non ho cambiato pistone, non ho cambiato fasce, non ho cambiato cilindro, non ho fatto esattamente niente, qui l'albero è quello, quindi il rodaggio dovrebbe già essere stato fatto dal proprietario precedente, che non so chi sia, non so cosa ci ha fatto nel blocco, ed è per questo che sono un po' preoccupato. Ma sul discorso comprare blocchi usati arriverà un video a parte, perché questa esperienza magari mi può insegnare qualcosa che posso dire anche a voi. Per il resto l'altro video del raduno l'avete visto, vi lascio la scheda qui in alto, ma questa luce mi fa bianchissimo. E niente, io spero che l'avventura con il 75 non finisca qua. Come sapete aveva già un problema della valvola, era già rigata quando ho comprato il blocco. La valvola era rigata e non teneva il minimo. Questo era un problema, ma non credo che possa portare a sto devasto qui come è successo. E niente, io vi direi anche che forse la settimana prossima o fra 2 settimane, se arriviamo a 3000 mi piace, il video dove apro il blocco ve lo porto. Sono veramente triste perché quel giorno avevo tanta voglia di spaccare tutto, di farmi impennate, c'era gente che è venuta veramente da distante a quel raduno, i due ragazzi da Padova, col papà di uno dei due, c'era un macello di gente e ho provato un po' di moto, uno scooter, avete già visto il video comunque del raduno e mi sono veramente divertito, avevo fatto un ingresso in scena amazing, però purtroppo è durato poco, vabbè. Un quarto d'ora me lo sono fatto di raduno col ciao, molto bello, ed ecco perché nel video del raduno non avete visto il ciao, perché ho voluto farvi un video a parte. E niente raga, tutto quello che posso dirvi è di seguirmi su Instagram, la mia pagina personale Simone Barcarolo trattino basso, e la pagina che gestisco io insieme all'Asia, dove postiamo le foto dei ciao che ci mandate, l'unica inimitabile, i ceti viaggio solo noi, dove magari vi aggiorno anche del blocco che sto per aprire sostanzialmente, perché il 75 è lì e devo aprirlo. E niente raga, io direi che ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti per aver guardato, grazie a tutti quelli che condivideranno il video, che hanno messo mi piace e si sono iscritti, noi ci vediamo la settimana prossima o quella dopo, dipende se arriviamo a 3000 mi piace, al video non censurato e a quello anche dove smonto il blocco. Quindi riguardatevi il video 2 o 3 volte, ditemi secondo voi cos'è successo e vediamo se qualcuno azzecca. Beh raga, noi ci vediamo e statemi bene, preghiamo per il 75.